Gentili ascoltatori di RST Science, Radio Science TV di Treviso, buonasera da Massimo Bonelli in studio per il notiziario dell'Istria, Istria Oggi. Vediamo dunque le principali notizie. Si è svolta a Galesano, organizzata dalla locale comunità degli italiani e presieduta da Diriana Del Caro, Relia, la festa delle Cioche, una manifestazione interamente dedicata al mondo delle lumache. Dopo le attività sportive e i laboratori artistici svoltisi in mattinata, la giornata è proseguita con una mostra fotografica su Gallesano nel passato e nel presente e la premiazione del concorso fotografico su Facebook Le Cioche 2017. In serata, musica dal vivo e gara di pulizia delle lumache. Durante tutta la manifestazione è stato possibile degustare piatti a base di lumache. Presenti alla giornata il Presidente dell'Unione Italiana Onorevole Fulvio Radin, il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremul, il Vicepresidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana Paolo De Marin e la Vicepresidente della Regione Istriana Giuseppina Raico. Proseguiamo il nostro notiziario Istria Oggi, ricordo in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Arriviamo a Visinada. Si è svolta domenica scorsa a Visinada, coorganizzata dalla locale comunità degli italiani presieduta da Neda Sanzis Pilato, la 17ª edizione della manifestazione Dolce Istria, Slatka Istra, una competizione per pasticceri dilettanti su ricette tradizionali istriane. Il programma della giornata, oltre alla gara culinaria, ha incluso l'esibizione delle bande d'ottoni della comunità degli italiani di Visinada e di Castua, dei Ribalta Band e della cantante Maya Suptu. Gli ospiti sono stati inoltre accompagnati dallo storico dell'arte Marino Baldini in visita ai capolavori artistici della Chiesa della Beata Vergine Assunta. Andiamo avanti, Villanova, domenica scorsa si è svolta la tradizionale festa di San Lorenzo e giornata della comunità organizzata dalla locale comunità degli italiani presieduta da Lorena Lubiana Bellè. Durante la giornata si sono esibiti i cori delle comunità degli italiani di Villanova, Sissano e Matterada, la filodrammatica della comunità degli italiani di Matterada, i bambini della comunità degli italiani di Villanova, i musicisti Stefano Hering e Leonardo Clement del gruppo Calegaria di Capodistria e la banda di Ottoni della comunità degli italiani di Buie. Presenti all'evento il Presidente dell'Unione Italiana, Onorevole Fulvio Radin, il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, il Vicepresidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Paolo De Marin, il Sindaco di Verteneglio, Paolo Claritz, la Presidente della Regione Istriana, Giuseppina Raico, e la rappresentante dell'Università Popolare di Trieste, Susanna Isernia. Tirano-Venezia, attraversata a remi. Sono partite martedì 15 agosto a bordo di due caroline le rematrici attiviste della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano alla volta di Venezia per la tradizionale attraversata Pirano-Venezia sull'antica rotta del sale. Una ventina di donne del gruppo al femminile di voga tradizionale alla veneta della comunità italiani piranesi, accompagnate da alcune rematrici dell'Associazione Canottieri Giudecca di Venezia, percorreranno la rotta in cinque tappe, sostando nelle località di Grado, Bibione, Carole e Cavallino, arrivando a Venezia questa domenica. Veniamo ad alcuni appuntamenti. Iniziamo con Dignano. A partire da questo venerdì avrà luogo in Piazza del Popolo la 17ª edizione del Festival Folcloristico Internazionale di Lignano Leron. L'apertura è prevista per venerdì 18 agosto alle ore 20 con la sfilata di tutti i gruppi partecipanti e loro successive esibizioni in piazza. Sabato 19 agosto il programma sarà il seguente: alle ore 11 tavola rotonda dalle serenate
alle danze rituali nella conservazione della cultura popolare. Alle ore 18:30, messa solenne nel Duomo di San Biagio, dalle 19:30 alle 20:30, laboratorio di danza popolare, dalle ore 21, esibizione dei gruppi folcloristici e finale consegna dei premi. Isola. Da lunedì 14 a venerdì 18 a Palazzo Manzioli si terrà il corso estivo di jazz vocale con la cantante londinese Emilia Martinson e il pianista Barry Green. Il corso è dedicato ai cantanti di livello medio avanzato che vogliono focalizzare la propria espressione individuale e prendere confidenza con il palco e l'aspetto ritmico. Il numero di posti disponibile è limitato. Ancora una notizia, l'ultima, Pirano, bellissima città, tra altre cose vi invito, se siete di passaggio per l'Istria, magari quando andate al mare giù in Croazia, di fare tappa a Pirano, lì vicino poi c'è anche Porto Rose, città molto bella da vedere sia dal punto di vista storico-culturale, ma anche paesaggistico. Dunque, giovedì 17 agosto alle ore 20:30, presso la chiesa di San Biagio a Pirano, andrà in scena il concerto con l'ensemble Il Terzo Suono e Sergio Azzolini. Fino a domenica 20 agosto, presso la Galleria Herman di Pirano, rimarrà aperta la mostra Pesci, Barche e Uomini di questo mare di Luigi Di Bari. Orario 11:13 e 18:22, lunedì chiuso. La mostra è stata organizzata dalla CAN di Pirano in collaborazione con le Gallerie Costiere di Pirano. Prima di chiudere questo nostro notiziario Istria Oggi, in collaborazione, lo ricordo sempre, con Unione Italiana, ecco, vi ricordo che il prossimo appuntamento è per mercoledì, sempre alle 19:45, che poi verrà replicato per tutta la settimana, sempre allo stesso orario. Da Massimo Bonella, grazie per averci seguito, vi ricordo, RST Radio Science TV è linea diretta con informazione. Vi lascio ora ai nostri programmi della rete.